Allora ragazzi, siamo circondatissimi, siamo blindatissimi. Milan Club Crotone, un club nato nel maggio 2020, porta bene al Milan, ma soprattutto fa una grande attività nel sociale. È la serata di Franco Baresi, è la serata in cui il sindaco di Crotone ha voluto essere vicino al Milan Club. Io ho qui al mio fianco tanti milanisti, ho Adolfo Covelli che è il presidente del Milan Club Crotone, al quale chiedo proprio il senso di questo Milan Club e di questa grande serata, Adolfo. Il senso, io credo che il tutto si commenta da solo, questo è il coronamento di un sogno, anche perché noi siamo un club attivo, in particolar modo, come ha detto il direttore, nel sociale. Siamo un club neonato, nato 2 anni fa, e io ritengo il Milan Club Crotone un quadro che la quale serviva una cornice, e stasera chi meglio del capitano dei capitani e il grande direttore Mauro Suma, una cornice fantastica per un quadro perfetto. Adolfo, oltre al saluto del sindaco di Crotone, dell'assessore allo sport, hai voluto invitare anche altri Milan Club calabresi, sì, perché questa è una regione di sportivi e anche una regione di milanisti. Certo, ho voluto abbracciare tutti i Milan Club della Calabria. Qualche rappresentanza purtroppo per vari problemi non sono potuti essere presenti, ce ne saranno presenti 5 o 6, però abbiamo, credo che stiamo rappresentando alla grande la nostra regione e merita un po' più di considerazione. È vero, vedo tanti giovani, poi vedo un Milan Club organizzatissimo, sì. Divisa, insomma, da quando siamo qui che mi dici che si fanno le cose serie. Qua si fanno le cose per bene, anche perché direttore, noi rappresentiamo il Milan e il Milan è stile d'eleganza. Non può esistere un Milan Club al mondo che non abbia stile d'eleganza che possa rappresentare il Milan. Esattamente. Allora, mentre Adolfo Covelli riporta l'ordine, perché attorno a Franco Baresi si sta scatenando veramente di tutto. Allora, raccontatemi le vostre trasferte. Che cosa significa andare in trasferta da Crotone? Che cosa significa voler essere vicini alla squadra anche se la squadra fisicamente è lontana? È una forma di orgoglio e di amore seguire la squadra in trasferta, soprattutto per noi che partiamo da lontano, ogni qualvolta arriviamo al San Siro per seguire la squadra. Entrare a San Siro e guardare la propria squadra, la propria mamma calcistica, è un'emozione indescrivibile. Vedo tanti ragazzi, tanti ragazzini, tanti giovani, anche tuo figlio è milanista, sì, no? Sì. Mi raccomando. Fatemi andare un attimo dal capitano, perché io voglio chiedere solo una cosa a Franco Baresi. Franco, ma essere così tanto amati dopo tanti anni di Milan, di sport, ecco, sentire ancora tutto questo amore dei tifosi, cosa significa, Franco? Ed è bello anche che citano non soltanto le tue vittorie, ma anche il tuo esempio, la tua eleganza. Deve Franco Baresi naturalmente fare tante foto, tanti selfie, deve fare naturalmente tante cose. Allora, io oggi volevo commentare un po' con i tifosi una cosa che ho sentito oggi. C'era un parere in TV che dice, mi raccomando, non fate casino ragazzi, non fate casino. È un commento, dice, ma insomma, se l'Inter l'anno scorso avesse avuto Lukaku avrebbe vinto facilmente il campionato. E mi è venuto in mente, quando l'ho sentita, Massimo Troisi, quando in Non ci resta che piangere diceva, ah sì, mo me lo segno, Cioè, capite? Anche se noi avessimo avuto Van Basten l'anno scorso, no? Cioè, cosa ne dite? Ma secondo me l'Inter con Lukaku non ci avrebbe fatto paura. No, perché noi abbiamo il collettivo, l'Inter ha gli singoli, e quindi già questo basta avanza per andare avanti. Ma una domanda posso fargli, direttore? Lukaku veramente non è stato mai nell'Inter. Può anche non rispondere. Noi quest'anno abbiamo vinto il campionato nonostante i pareri contrari. Da 1 a 10 arriveremo in finale di Champions?
Beh ragazzi, è dura, oggi è dura, oggi il calcio è... No, non è la difficoltà, oggi il calcio bisogna costruirlo mattone dopo mattone. Vogliamo fare meglio in Champions dell'anno scorso, vogliamo fare meglio, ma la Champions è cambiata, la Champions oggi non è soltanto un fatto di DNA o di habitat, la Champions oggi è anche un fatto economico, è anche un fatto di investimenti, di sceicchi, di tante cose, per cui... Noi l'anno scorso, io la difendo la Champions. Però qualche torto l'abbiamo subito. Io la difendo la Champions dell'anno scorso perché eravamo contro Liverpool, Atletico Madrid e Porto e sono stati gli episodi arbitrali a danneggiarci. Certamente vogliamo fare meglio in Champions, certamente la società sta facendo di tutto per costruire una squadra che faccia meglio anche in Champions. Certamente voi state seguendo tutte le cose di mercato, io lo dico sempre da solo, mi piace dirlo in mezzo a voi, in mezzo ai milanisti di Crotone. Io sono sicuro che alla fine di questo calciomercato avremo una squadra più forte di quella dell'anno scorso, senza seguire le notizie minuto per minuto, ma io ho questa sensazione. C'è solo per il miglioramento dei giovani, fare il grande passo avanti, no? Perché quando hai giovani ogni anno migliorano, certo. Anche se il Milan... Il Milan delle ultime sei partite è stato devastante. Dicevi? No, invece Ibrahimovic, il suo nuovo ruolo, quale sarà? Secondo te di Ibra? Il suo nuovo ruolo intanto è quello di guarire. Ma quello principalmente. Di fare la rieducazione, di fare la riabilitazione. E io penso che la prossima stagione ci saranno ancora le partite in cui verrà a darci una mano. Verrà a darci una bella mano. Ma anche comunque il suo apporto nel collettivo è importantissimo, nei spogliatoi. Esatto. Vedo un collega che ha presentato un po' la serata, ha introdotto un po' gli ospiti. Che cosa significa per una città come Crotone una serata come questa? Io stavo parlando prima con il sindaco proprio di questo. Una bella serata soprattutto perché è un'icona mondiale. Quando si parla di Franco Presi, come se si parlasse di Maradona, di Platini, di Van Basten, di giocatori che hanno fatto la storia del calcio, l'hanno fatto veramente a grandi livelli e rimarranno in modo indelebile nei ricordi soprattutto nostri, ma anche dei più giovani, perché vedo tanti giovani. Ascolta, Piero, c'è un luogo comune, spesso ce lo dicono, ma in Calabria sono tutti juventini, per carità ci saranno tanti juventini, ma io qui vedo stasera tanti e bei milanisti. Perché in Calabria ci sono anche tanti milanisti, ma ci sono anche tanti cugini, non facciamo il nome di quell'altra squadra, però per dire in poche parole, perché poi sostanzialmente qui in Calabria difficilmente si sono avute grosse squadre, quando ci sono state nei tempi non trascorsi, in tempi remoti, il Catanzaro che ha fatto un po' la storia in Serie A per la prima volta, poi pian piano la Regina. È venuto fuori un po' il Crotone, speriamo che ritorni in auge anche il Crotone. Certo. E quindi bene o male siamo stati tutti costretti da un certo punto di vista a tifare per le squadre che facciamo la però storia. Adesso sta tornando in auge il Milan, grazie Piero, sì, grazie Piero. Senti, volevo dire una cosa. Io sono tifoso e grazie a tutti, sta finendo Milan. Il tempo. Ah, okay. Lo so che sei tifoso del Milan, un abbraccio a tutti. Un abbraccio a